Non ci sono parole per colmare il vuoto che il piccolo Tommasino ha lasciato nella comunità di Castellabate. Tanti messaggi, le parole di affetto a Papa Carmine e a Mamma Giovanna. Tante le manifestazioni di affetto da parte dei compagni di classe del liceo Alfonso Gatto di Agropoli che il piccolo Tommasino frequentava. Un fascio di rose bianche è stato adagiato sul suo banco e una lanterna è stata fatta volare in cielo. Sarà difficile per tutti dimenticare, ma il tempo forse sanerà parzialmente le ferite, ma non per i genitori che da oggi in poi, con tanta forza, dovranno affrontare una delle sconfitte più grandi, la perdita del proprio figlio. Dovranno rassegnarsi ad un destino crudele che non gli ha dato la possibilità di vivere Tommaso in ogni sua fase di crescita. Carmine, il papà di Tommaso, a poche ore dai funerali che si sono svolti ad Ogliastro Marina, ha scritto una lettera dove traspare il suo dolore e l'ha condivisa sul suo profilo Facebook. Un grido disperato, ma anche una denuncia forte alle istituzioni locali, agli amministratori e a quanti si faranno carico delle parole di un uomo, di un marito e di un padre che non potrà mai più vivere la sua vita come prima. Un grido disperato affinché la morte del proprio figlio di soli 15 anni non sia stata una morte inutile. C'è bisogno che tutti quelli che possano intervengano sulla sanità locale. Bisogna che tutti i cittadini del comprensorio cilentano abbiano una possibilità, una speranza, quando stanno male o stanno combattendo fra la vita e la morte. Da qui la lettera di Carmine e Giovanna a quanti, non solo a parole, ma con i fatti, gli dimostreranno che qualcosa per questo territorio si può ancora fare, che non saranno abbandonati dalle istituzioni, che il dolore che ogni giorno vivranno sarà colmato dalla speranza che in futuro ci sarà una possibilità per chiunque di poter ricevere quell'assistenza sanitaria tanto desiderata, quel diritto troppo spesso calpestato. Nel giorno più buio della nostra vita, scrive Carmine, non è possibile descrivere il dolore di un padre, della sua famiglia e dei suoi cari per la perdita del bene più prezioso, il proprio figlio, destinatario di tutte le speranze della famiglia, speranze di vita, di affermazioni, di riscosse, ma soprattutto di vita. È stata distrutta la vita di una famiglia, la mia, ma non solo della mia, ma di tutte le famiglie che hanno un figlio la cui vita è stata stroncata in maniera inutile. È vero, nessuna vita stroncata è utile, ma tanto meno quella di un ragazzo di 15 anni. 15, con tutta la vita avanti a sé, nelle gioie e nei dolori che ovviamente ogni famiglia si aspetta, ma non questo. È troppo, non è sopportabile, non può e non potrà mai essere sopportata la perdita di un figlio, mai. C'è solo una cosa che può rendere più sopportabile questo dolore, far sì che non sia stata una morte inutile, che sia servita a qualcosa. E a cosa potrebbe essere servita? A far sì di decidere che le istituzioni rendano i soccorsi più accessibili, più mirati, più presenti. Ed è questo che manca al nostro comune e dai comuni del circondario, i soccorsi in caso di bisogno e l'assistenza sanitaria. Non so se i soccorsi fossero stati più celeri cosa sarebbe potuto cambiare per mio figlio, forse tutto o forse nulla. Fatto sta che, come sempre, il nostro circondario paga l'assenza di un presidio ospedaliero, che pure esiste ma è sottoutilizzato quando non lo è del tutto. Parlo dell'ospedale di Agropoli, continua Carmine, dove esiste solo un punto di primo soccorso, nonostante l'esistenza di una struttura enorme la cui chiusura ha determinato l'esistenza in zona di un unico presidio ospedaliero, quello di Vallo della Lucania. Non è possibile, non è pensabile che la nostra zona, il Cilento, così ricca di visitatori e così densamente popolata, sia servita solo dalla struttura di Vallo e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Nel comune di Castellabate è partita da tempo la campagna elettorale per le elezioni del nuovo sindaco e dei rappresentanti del popolo, di quella stessa gente di Castellabate che oggi, non domani, oggi, patisce l'assenza proprio delle istituzioni sotto forma di assenza di strutture ospedaliere e di assistenza sanitaria. Ed è per questo che chiedo a nome mio, della mia famiglia, ma soprattutto a nome di Tommasino, che tutti, dico tutti i candidati alle prossime elezioni facciano un passo indietro, non si candidino, ritirino le proprie candidature. Sin quando per tutti noi ci sia e si pretenda la riapertura dell'ospedale di Agropoli per la nostra comunità e per tutti coloro che ne avranno bisogno. È un atto di civiltà che chiedo nei fatti, non nelle troppe parole o promesse che purtroppo siamo abituati a sentire. Un futuro migliore è quello che predicano o che si vantano di predicare tutti i candidati. Iniziate da qui, ora, non domani, un padre, ma anche un elettore, conclude Carmine Gorga, padre di Tommaso.